benvenuti al Mangiaparole, benvenuti soprattutto alla presentazione dell'ultima fatica di Bianca Sorrentino, che è il secondo libro, sempre verso Itaca, che riprende in qualche modo la trama, o forse meglio la tela, che avete iniziato a tessere con il precedente, che invece riuniva però gli articoli in qualche modo che tu avevi scritto per una rubrica su Parco Poesia. Questo è un lavoro ex novo, possiamo dire, no? Che Bianca ha fatto sempre sul percorso del mito. Naturalmente mi rivolgo a voi, la maggior parte di voi conosce bene Bianca, il lavoro che ha fatto, quindi forse quello che dirò sarà superfluo, e allora dico una cosa meno superflua, ma mi sono andato a riprendere la definizione Treccani di una parola, perché Bianca Sorrentino è mitomane, cioè mitomane è colui che ha la mania del mito e soprattutto colui che crede bere cose che in realtà sono accadute nella sua immaginazione e tende a voler far credere agli altri che siano cose vere. E Bianca fa questa operazione splendidamente, cioè lei ci vuole dire, secondo me, che il mito che noi abbiamo sempre studiato, letto, visto a teatro, ascoltato in musica, ci vuole far capire che il mito parla anche alla quotidianità. E da qua volevo un po' partire, perché al di là della classica domanda, qui classico è proprio un aggettivo che ci calza a pennello, e cioè come nasce questo libro, che forse un po' lo sappiamo, però come nasce questa vera e propria mitomania, e cioè al di là di quello che tu hai scritto per quel sito, per Parco Poesia, dov'è che hai capito che tu incontravi il mito quotidianamente, nel quotidiano, e perciò ti sentivi in dovere di far capire anche a noi che il mito è stato ripreso sempre e sarà ripreso sempre? Non c'è stato un istante preciso di illuminazione per questo, è stato un percorso in cui le idee si sono sedimentate dentro di me. E secondo me non è un caso il fatto che questo bisogno di mito sia emerso quando ero in Irlanda. È stato lì che io ho cominciato a scrivere quegli articoli per Parco Poesia, anche se poi sono stati pubblicati a partire da ottobre. Era marzo quando ho cominciato a scrivere, mi ricordo era un pomeriggio piovoso, io abitavo in una casa dai muri verdi vicino a una collina e lì ho deciso di iniziare. Ho iniziato da Cassandra, è stato il primo mito che mi ha parlato. Probabilmente perché in quel momento, così lontana dalle mie radici mediterranee, nell'incontro col celtico, nell'incontro con l'altro, ho sentito l'urgenza di compiere il gesto di indietreggiare, cioè prendere le distanze per poter guardare meglio. E lì, in mezzo ai folletti irlandesi, ho sentito la necessità di ritornare a quello che era il percorso che io avevo intrapreso a Bari, cioè il mio percorso, no, accademico, di lettere classiche, poi filologia classica. La tesi però è stata su un'altra cosa, cioè sulle fonti classiche di Shakespeare. Esatto. C'era già in luce questo desiderio, sì, di comparare. Esatto. Allora, sicuramente tutti avrete in mente questa poesia di Cavafis, quando ti metterai in viaggio per Itaca, fa che il viaggio duri a lungo. E la poesia si conclude in questo modo: e se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Se ci avete fatto caso, il nome Itaca è presente due volte in questi tre versi. Però se andate a vedere l'originale, al terzultimo verso Itaca è al singolare, all'ultimo è al plurale. Che mi sembra una volontà di
difficile da non rispettare. Esatto, cioè sarebbe già tu avrai capito ciò che le Itache vogliono significare, perché Itaca non è solo una, Itaca è diversa per ciascuno di noi, tutte le Itache che abbiamo nel cuore andava a celebrare Cavafis, ed è una differenza non da poco, e solo chi ha la fortuna di approcciarsi al testo originale riesce a scoprire queste finezze, altrimenti affidandosi alla traduzione che pure è celeberrima, non resterebbe appunto una cosa sconosciuta. Quella fatta un po' certo, nell'Odissea. Sì, sì, sì.